In un qualsiasi progetto digitale, se tu hai un sito, un blog, un aspetto molto importante da non sottovalutare, anzi da tenere in considerazione sempre, è la SEO. La SEO non è una parolaccia, non è una parola brutta, ma identifica, si potrebbe identificare come tutto ciò che devi fare per fare in modo che il motore di ricerca ti noti e ti faccia salire nei risultati di ricerca. Perché è importante? Perché la gente quando ha un bisogno, cosa fa? Cerca su Google, cerca sul motore di ricerca. Sul motore di ricerca lui preferito e tendenzialmente il 90% delle ricerche arriva da Google. Perché è importante la SEO? Perché tra i risultati che Google di solito propone quando cerchi qualcosa, i risultati più, come dire, più interessanti avvengono sempre tra i primi tre che propone, al di là di quelli pubblicitari. I primi tre sono quelli che tendenzialmente hanno le visite. Essere già in quarta posizione equivale praticamente a non avere risultati, o sicuramente infinitivamente più piccoli, infinitamente più piccoli, perché sono appunto i primi tre quelli che effettivamente ti portano a casa i risultati. Quindi la SEO diventa un elemento assolutamente importante da portare avanti per fare in modo di salire questa classifica, chiamiamola classifica, e essere tra i primi tre, quindi essere un pochino più cliccato. C'è addirittura cioè, per farti capire il senso, per farti capire il concetto, sappi che c'è il motto, la battuta che se devi nascondere un cadavere, la puoi nascondere nella seconda pagina di Google. Perché? Perché ti dice, tendenzialmente nessuno va ad aprire la seconda pagina di Google. Come ti dicevo, sono i primi tre risultati, quelli più importanti, quelli più cliccati. Quindi nel momento in cui vai a finire sulla seconda pagina è perché proprio non hai trovato assolutamente quello che stavi cercando e quindi probabilmente magari nessuno ne ha parlato. Ma al di là di quello, la SEO quindi è molto importante, sia ben chiaro, ci sono estremisti, io li definisco estremisti, che basano la propria strategia al 100% sulla SEO, senza badare poi all'offerta effettiva che hanno, a quello che scrivono, come lo scrivono, cioè stanno a guardare tutte le caratteristiche, tutti i fattori che fanno salire o scendere i risultati di ricerca di Google. Adesso, partiamo dal presupposto che è sbagliato. È sbagliato focalizzarsi unicamente sulla SEO perché per quanto ti possa aiutare effettivamente a salire o scendere, se poi tu comunque hai una proposta commerciale fatta male, che la gente non apprezza, non riesce ad accettare, è inutile sbatterti per la SEO, perché la gente magari ci clicca anche sul tuo link, ma poi non combina niente, non effettua la call to action, non fa quello che fa del tuo progetto un progetto redditizio.